saranno 3 giorni molto importanti perché non ci vediamo da novembre e dobbiamo un po' ritrovare tutti, diciamo, le intese, i meccanismi, e poi comunque dopo la pausa dei campionati siamo fermi da qualche giorno, quindi sarà importante ritrovare le sensazioni e dobbiamo utilizzare queste partite appunto per rientrare, diciamo, in forma e rientrare, diciamo, un po' nei meccanismi della nazionale. Meccanismi che comunque sono già abbastanza rodati, diciamo, il filo conduttore del 6-0 forte, gioco veloce, diciamo che è il leitmotiv di questa nazionale ormai. Sì, 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 i principi di gioco sono ben chiari, ecco, dobbiamo un attimo, diciamo, riprenderli, perché quando uno torna, diciamo, nelle proprie società deve cambiare chip e quando vieni in qua ugualmente, quindi non è niente di spaventoso, abbiamo bisogno di questo tempo per poi arrivare alle qualificazioni, alle partite, diciamo, che contano veramente al meglio delle nostre possibilità. Ecco. Un girone particolare perché sono avversarie tutte più o meno al nostro livello, però si gioca alle Farwell in trasferta, la Lettonia la conosciamo, insomma non c'è da fidarsi. No, non c'è mai da fidarsi in campo internazionale, c'è una cosa che ho imparato in questi anni è proprio questo, e sono partite in cui ognuno dà il 300% e quindi se uno non entra in campo agguerrito e pronto a lanciarsi su ogni pallone e pronto dal punto di vista tattico può avere delle brutte sorprese. Conoscendo i ragazzi e tutti e lo staff, diciamo, arriveremo pronti e dobbiamo finalmente dimostrare che noi dobbiamo stare tra le nazioni più importanti in Europa e spero veramente che ci riusciremo.